Nuova tappa nel processo di riforma della politica di sostegno all'economia. La giunta provinciale ha infatti deciso di riaprire l'accesso al fondo di rotazione per il settore del turismo. La delibera, approvata martedì, prevede la revisione dell'investimento massimo ammissibile nell'arco dei 3 anni, che potrà raggiungere i 2 milioni di euro per le piccole imprese e i 3 milioni per le aziende medie e grandi. Novità anche per quanto riguarda la quota di partecipazione a carico della provincia nei mutui accesi attraverso il fondo di rotazione. Nei primi 10 anni non potrà superare il 60%, per poi scendere ogni anno di 2 punti percentuali sino a toccare il 48%. Tornano in alta pusteria i CASTA, i campionati invernali delle truppe alpine. Dopo un'edizione svoltasi al Sestriere in Piemonte, la manifestazione sarà nuovamente ospitata dal 2015 dalle località di San Candido, Dobbiacco e Sesto Pusteria. Si tratta di un ritorno salutato con estremo favore dalle amministrazioni locali, ma anche dagli operatori del settore turistico, che per i giorni di gara potranno contare nuovamente su un buon afflusso di ospiti. Sono numerosi i locali pubblici che in Alto Adige garantiranno la possibilità del public viewing su maxi schermo delle partite dei mondiali di calcio in Brasile. Ricordiamo che il sindaco di Bolzano, Luigi Spagnolli, ha autorizzato la protrazione dell'orario di chiusura di tutti i pubblici esercizi fino alla fine delle partite giocate dalle nazionali italiana e tedesca, oltre che per le semifinali e la finale. Le altre partite potranno essere proiettate su maxi schermi esterni ai locali fino alle 23. Nessun limite invece per i locali siti a Bolzano Sud.